Ecco, molte persone per passatempo fanno rebus, fanno parole crociate. Provate un po' a decifrare un versetto del Vangelo, con la differenza però che quando capite un versetto di Gesù non è che avete capito solo le parole scritte. Si comincerà a muovere qualcosa in testa e qualcosa nel cuore. Ci sarà una persona interessata al Vangelo, una persona che lo comprende. Sto scherzando, ce ne sono, però sono poche. Ecco, cinque versetti da cui si deve dare responsabilità a chi conosce Cristo. Ezechiele 3,17: Figlio, ti ho posto come sentinella, e quando tu udrai una parola dalla mia bocca, tu li avvertirai. Quando io dirò all'empio, certo morirai, e tu non lo avvertirai per la sua via malvagia, salvandogli così la vita, quell'empio sicuramente morirà, ma io chiederò conto a te per il suo sangue. Matteo 5,14: Voi siete la luce del mondo. Una città non può restare nascosta su un monte. Né si accende una lucerna per metterla sotto il moccio, ma sopra il lucerniere, poiché faccia luce a tutta la casa. Marco 8,38. Questo è interessante. Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo, Gesù, si vergognerà di lui quando sarà davanti a Dio e davanti ai suoi angeli santi. 1 Corinzi 9,16. Questa la dedico a me. Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo, ma è un dovere per me. Guai a me se non predicassi il Vangelo. 2 Timoteo 2,23. Evita inoltre le dispute storte ed insensate, sapendo che generano contese. Andate e predicate il Vangelo in tutto il mondo. Gloria a Dio. Shalom, fratelli.